Il 5G sarà tutto dedicato a quel settore che si chiama IoT, quindi la possibilità di connettere in rete non soltanto i cellulari che abbiamo già oggi, ma anche tutta quella serie di sensori e di dispositivi che saranno connessi nel futuro. E si parla di miliardi di dispositivi nel mondo, quindi tutti quanti questi miliardi di dispositivi vorranno connettersi alla rete. Quindi tu stai dicendo ad esempio il wearable, i wearable devices, il frigorifero, la televisione, la lavatrice e anche altri dispositivi tipo sensoristica di temperatura, di pressione, anche quelli che non vediamo che però ci sono nelle città ad esempio. Ok, giusto, giusto. Quindi oltre a connettere tutti questi dispositivi, cosa cambierà nella nostra vita grazie al 5G? Beh, una cosa che cambierà ad esempio è che potrà gestire molti più device rispetto a quello che può fare oggi il 4G. Quindi ad esempio allo stadio, quando ci sono 80.000 persone e non riesci neanche a mandare una foto al tuo amico a casa, grazie al 5G ciò sarà possibile. Altre cose sono ad esempio la possibilità di applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale, che richiedono delle velocità di trasmissione pazzesche che attualmente non sono possibili con la tecnologia cellulare 4G, o anche ad esempio la possibilità di avere degli sviluppi nella medicina, quindi che un medico in Italia può operare in maniera remota un paziente che si trova ad esempio in Germania. Ok, ma tipo con un robot? Con un robot, che però il robot che si trova in Germania deve fare al millisecondo esattamente le stesse operazioni che fa il chirurgo in ospedale italiano. E questo deve essere assolutamente veloce e soprattutto affidabile, non possiamo permetterci errori neanche nell'ordine del millimetro.